abbiamo spinto anche molto sui social network e su tutta la parte web. Pensate che a questa mattina si erano accreditati per entrare in fiera 1266 persone, di cui il 17% esteri. Potremmo fermarci qui, nel senso, se dobbiamo parlare internazionale, il nostro futuro è inevitabile, non sta qui né a Treviso, né a Pordenone, né nel Veneto, in Friuli, né in Italia e così via. Il 17% che si è già accreditato per entrare il primo giorno penso sia un ottimo dato. Ma questo deriva da una cosa, deriva appunto da tutti questi investimenti fatti su web che hanno portato il sito nell'ultimo mese a essere visitato da quasi 30.000 persone. Abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Agenda Online per fissare gli incontri tra i buyer e le aziende, perché il format, questo format, prevede, proprio perché siamo alla fiera giusta, nel posto giusto, quindi vicini ai luoghi di produzione, che chi espone in fiera debba, nessuno gli ha puntato la pistola ma alla fine hanno aderito tutti, debba tenere le fabbriche aperte, disposte ad accettare le visite dei buyer.